Raga, che bello, che bello, sto ancora gioiendo. Sono ancora tutto l'emozione. Quanti sederi sfondati, quanti tubi di crema a manetta dovete soffrire. Ieri ho visto fegati scoppiare, ho visto inventarsi dei rigori che non inesistenti, ho visto inventarsi dei gol che non sono stati dati inesistenti, ho visto polmoni che esplodevano. Oh. Ieri in farmacia, ieri sera in farmacia, in quelle aperte 24 ore su 24, hanno finito tutte le scorte di crema fissa per il bruciore che vi è venuto. E io sono contento, io spero di vedermi altre di partite dove bam 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 vi scoppia il fegato. E vi dico di più, io continuerò con il mio modo di essere, di valutare le cose anche dei miei avversari in maniera sportiva, ma molti di voi interisti, gobbi, vi meritate tutti quei personaggi antisportivi che vi sputano addosso. Ve li meritate a uno, perché ieri ho visto invenzioni totali. È inutile che ci soffermiamo a parlare della partita, dobbiamo dargli giusto un'infarinatura, poi vi spiattello in faccia la moviola di Marelli, poi ve la spiattello in faccia. Perché di calcio ieri possiamo parlare solo 30 minuti. Poi nel pomeriggio però faccio un video dove ho da insultare un paio di youtuber anche del Milan. Perché va bene tutto, ma certe cose su YouTube smettetela di dirle. Avete rotto, avete stancato, ma ne parlerò oggi. Prima voglio portare questo. Intanto vi invito a iscrivervi al canale e se anche voi avete visto tifosi delle altre squadre con pam 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 i fegati che stavano esplodendo, lasciate un pollice in su e godete insieme a me. Allora, di calcio possiamo parlare solo dei 30 minuti, dove c'era una sola squadra in campo, il Milan, che giocava, che pressava, che lottava, che non dava respiro all'avversario. In 30 minuti non hanno visto neanche la porta, mentre Milan cercava di macinare gioco, mentre Milan ha trovato un gol bellissimo sull'azione che poi ha portato Pulisic a mettere la palla per Chukwueze e gol del nostro Chuku. Chiedete scusa al Salah nigeriano, perché io ve lo ripeto fino all'infinito, in tanti lo insultano, io vi dico che il giorno che verrà venduto Chukwueze, se va da un'altra squadra fa sfracelli, ma sicuro. Quindi chiedete scusa a Chukwueze. Ero rimasto solo io sul carro, io e basta. Poi non c'era più nessuno. Ci ha regalato 3 punti ieri Chuku, oltre a una grande prestazione anche di sacrificio. E lì a noi non c'era partita, quella partita qui, se Kiffi non decideva di fare il protagonista, finiva a schifezza, finiva. Perché c'era un grande Okafor, un Pulisic ancora immesso, un Morata che ha lavorato molto per la squadra, un Fofana straripante. Fofana, raga, che giocatore Fofana, cioè mi sta entusiasmando davvero tanto. Non sono neanche arrivato all'amore, a volermi farmi ingravidare come con Kessi, però me lo ricorda parecchio. Così come Reinders stava facendo la sua bella partita. Dopo noi siamo dei fessi totali, perché poi soffriamo sempre quei traversoni, quei tagli dove i nostri giocatori, la nostra difesa viene sempre scavalcata, come è successo sul caso che ha portato l'espulsione a Reinders. Ce la cerchiamo noi. Però così è. Però il Milan mi piaceva, ero veramente soddisfatto. Ho detto, questa è una vittoria di Fonseca, che
ha deciso di lasciare in panchina tutti i bambini minchia, tutti quei viziati, viziatelli, quelli che si credono di essere dei fenomeni. Oggi abbiamo vinto con Terracciano. Terracciano è scandaloso come giocatore. Però abbiamo vinto con Terracciano, con gli Emerson, con gli Okafor. Perché? Perché siamo stati in squadra per 90 minuti. Perché poi nel secondo tempo, cosa devi dire? È stato un secondo tempo di sofferenza, dove comunque sull'1-0 loro non hanno avuto praticamente delle grandi occasioni, oltre i gol annullati. E noi ci siamo mangiati un gol con Abraham clamoroso. Abraham, sei una pippa. Abraham è una pippa totale. Non vede la porta, manco se gliela metti in faccia, gliela schiaffi in faccia. Non la vede la porta. Però poi ho visto tutto quello che non ho visto in tutti questi mesi. Come ha detto Mister Fonseca, se qualcuno aveva dei dubbi, se c'è un'unione di intenti, se si è squadra, ieri è stata data una dimostrazione che questi ragazzi comunque, se messi nelle condizioni, la voglia di fare ce l'hanno. Ci sono quegli elementi che fanno un po' i minchioni che vanno sistemati, però su qualcosa su cui lavorare vanno sistemati, ma poi vanno rimessi dentro piano piano, perché io ribadisco il mio concetto. Ieri abbiamo giocato con l'Udinese, ok, ma nei big match poi ci servono quei giocatori, se no non vai a nessuna parte. No, perché voglio che sia chiara sta cosa. Poi bisogna ricucirlo completamente lo spogliatoio, perché poi avere gli attriti non fa comunque mai bene. Però ieri è stato un grande segnale che ha dato Fonzi e la squadra. Per vincere si deve, ci bisogna comportarsi così. Vinciamo anche senza di voi. E quindi se volete essere reintegrati dovete dare di più. Ieri è stata una vittoria di Fonzi, raga. Una vittoria netta di Fonzi. Bisogna dirlo perché quando bisogna criticarlo si critica. Ma ieri con le sue scelte, con la sua determinazione, è stata la vittoria di Fonzi. Detto questo, andiamo a analizzare la moviola. Culi brucianti, andiamo a analizzare la moviola di Marelli. I rigori che certi interisti mi hanno scritto, ho visto anche video tipo di Giuse. Cioè, se per voi ci sono dei rigori, con tutto il rispetto a Inter 69, altra gente che parla di rigori, se per voi ieri c'era un rigore, datevi all'Ippica, perché io di rigori non ne ho visti. Cioè, zero, non c'era nessun rigore per l'Udinese. Non li ho visti io, come non li ha manco visti Marelli. Comunque, il gol al 96esimo, 95esimo. Allora, Marelli dice: sul secondo gol annullato si tratta di valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo. La posizione irregolare di pochissimi centimetri è di Ekelenkamp dopo il colpo di testa di Davis. Ekelenkamp non tocca mai il pallone e va a contrasto con Chao, che rinvia il pallone sulla testa di Pavlovic. E nel rimpallo la sfera arriva a Ekelenkamp, prima del gol di Cabasele. In questi casi il VAR non può valutare autonomamente la posizione di fuorigioco, perché Ekelenkamp in un primo momento non tocca il pallone. Chi fi deve valutare se Ekelenkamp ha impattato sull'azione di Chao e i due giocatori si sono addirittura toccati? Per cui è giusta la valutazione di Chiffi, corretto annullare la rete e soprattutto l'on-field review. Tubo di crema, fissan, prima sghigiata, strofinarsi, l'ano, forte, perché il rossore è pesante. Poi, espulsione di Reinders, non sono d'accordo con Marelli. Non è un'espulsione così facilmente accettabile, quindi che lui dice
Capisco la rabbia del tifoso del Milan, non è facilmente accettabile, ma bisogna tenere in considerazione il regolamento che dice la volontarietà non conta nulla, si vede la punibilità del contatto e il contatto c'è stato. Lovric è davanti, è lanciato in porta, si tratta di Dogso, ci sono tutti gli elementi per parlare di chiara occasione da rete, per cui è giusto anche questa espulsione. Per me questa espulsione rimane totalmente generosa. Dire che è generosa non vuol dire che non c'è. Mi sembra un po' generosa, nel senso che io vedo Lovric che prima sposta il giocatore, quindi cerca anche lui il contatto. Poi si incrociano, c'è un tocco leggerissimo, perché secondo me bisogna anche vedere l'entità del tocco, e questo gli dà un'espulsione. È dato l'espulsione da qui fino alle prossime partite, se ci sono dei minimi tocchi, voglio espulsioni dentro nell'area, totali, perché se no mi arrabbio. Ma un errore di Kiffi c'è, manca minimo il giallo, ma per me è da rosso. Entrata molto pericolosa sopra il piede all'altezza della caviglia, che se non si è distorta è perché è stata presa dalla parte esterna, ha rischiato veramente tanto anche nell'ultimo momento del contrasto, e si riferisce al fallo che ha fatto Touré su Chukwueze. E io ripeto, manca un giallo su un abbraccio di Bujol su Morata, e dopo 10 minuti prende un altro giallo Bujol. Tu ammoniscilo sul primo, poi magari non commette il secondo fallo e non verrà mai espulso, però comincia ad ammonire. Sui cartellini gialli è stato strageneroso Kiffi, perché la metà dell'Udinese andava ammonito, quindi i rigori metteteveli in quel posto, quelli che vi siete visti, vi siete sognati, metteteveli in quel posto. Il primo gol annullato è da annullare perché c'è mezzo braccio in fuori gioco. Vi piace la regola? Non mi piace. Allora, se dobbiamo discutere la regola, io vi dico che la regola non mi piace, è troppo poco. Ma siccome in partite precedenti mi hanno annullato i gol per un pelo pubblico, adesso questo me lo prendo. O si cambia la regola a inizio stagione o non si cambia oggi. C'è la tecnologia ti prende anche il fuorigioco in pelo pubblico. Questo è fuorigioco e questo me lo prendo. Punto. Così come il secondo me lo prendo. Attaccatevi alla mazza. Il regolamento parla chiaro, quello è fuorigioco, quindi Gianni Bianco, te che dici che sono stati inventati i due fuorigiochi, prendi e vai nei cantieri a vedere i lavori, le costruzioni. Vai nei cantieri. L'attrezzatura è questa, non piace neanche a me, non piace neanche a me. Però come mi becco dei fuorigiochi contro per un millimetro, adesso mi prendo questo vantaggio. Era fuori gioco quello e fuori gioco anche questo, pur che piaccia o meno. Se vi dà fastidio, ritornate, mettetevi la crema anche oggi. Raga, ditemi la vostra. A me è piaciuto la grinta, l'impegno, l'essere squadra. Per me Milan deve essere sta roba qui. Poi ovvio, 30 minuti possiamo parlare di calcio, il resto non è stato più calcio, però c'è stato grande impegno, voglia e fame. Raga, ditemi la vostra, sempre Forza Milan.